Comune di Sora e siamo per la salvaguardia della nostra sanità. Alla riunione intercomunale è presente tutti i sindaci del territorio, è presente anche il consigliere comunale di minoranza di Isola del Liri, Franco Gabriele. Franco, come vedi questa apertura, se c'è stata, nei confronti della clinica Santa Teresa e della clinica Villa Gioia? Io effettivamente vorrei tanto che le cose andassero nella maniera giusta. Vorrei che effettivamente la clinica Santa Teresa e Villa Gioia tornassero a splendere come nelle migliori occasioni. Purtroppo l'esperienza e il papoccio che sto vedendo non mi lasciano ben sperare. E sinceramente ne sono addolorato, perché tu Augusto e tutti gli isolani sanno quanto io sia attaccato alla terra, sia attaccato cioè ai posti di lavoro, sia attaccato poi in particolare alla clinica Santa Teresa, che è un nostro gioiello e ci sono tantissime. Non a caso, quando la proprietà è venuta da me per far vedere la massima espressione del Polo della Libertà, la PDL, lì nel giro di 24 ore le ho portate tutte quanti. È anche presente Oreste Dofani. Oreste Dofani ha dato delle direttive veramente buone. Io non so nemmeno spiegarmi perché queste direttive in qualche maniera sono state disattese e si sono fatte in qualche maniera non imbrogliare, perché in questo caso non è la parola giusta, ma le cose non sono andate in una maniera dove dovevano andare a trovare Marrazzo. Se questa gente che ha fatto propaganda per Marrazzo, questa gente che ha votato Marrazzo, non sono capace nemmeno di farsi ricevere da Marrazzo, di che cosa stiamo parlando? Cioè, in una riunione come questa, dove ci stanno 27 sindaci, ci stanno circa 300 consiglieri comunali, ci stanno il presidente della provincia, parlamentari, eccetera, non si riesce a far venire Marrazzo e Isola del Liri. Sono attaccato a Isola del Liri, adesso ci troviamo a Sora. Cioè, non farlo venire a Sora, almeno a dirci come effettivamente stanno le cose in questo momento. Questo personaggio mi manda Rai 3, era così bravo quando le proteste lo facevano gli altri, adesso che gli altri gli vogliono parlare, questo nemmeno ci riceve. Allora, secondo te è un pastrocchio proprio? Secondo me, guarda, io lo dico con la morte nel cuore, ma non sono ottimista, pure se io personalmente per natura sono sempre stato ottimista. In questa circostanza mi sembra quando all'epoca una volta andavamo a protestare avanti a una fabbrica, poi avanti a un'altra e poi avanti a un'altra, però poi l'esperienza ci ha insegnato che praticamente le cose sono finite come abbiamo tutti quanti verificato e tutti quanti purtroppo sulla nostra pelle abbiamo verificato i danni, insomma. Io mi auguro veramente di no, ed infatti se io potessi fin da questo momento, ma già da prima, fare qualche cosa per queste cliniche, per l'ospedale, per tante cose, cioè io non so nemmeno che bisogna fare, cioè siamo tutti impotenti di fronte a un fatto di questo, perché la cosa è più grossa di noi. Ma se la persona proposta, che, scusa se mi ripeto, ma la persona proposta, il commissario, lui l'interlocutore nostro, non c'è. Cioè, questa povera gente pure qua, i parlamentari che vengono, i sindaci, tutte le perché, Franco, una perdita di posto notevole anche. Ma per carità, ma che scherziamo. E poi, vedi, c'è stato un altro fatto. Se noi perdiamo i posti letto della clinica Santa Teresa, i posti letti di Villa Gioia, a Sora non ci va un'anima perché è zeppo come un uovo. Sta gente dove le portiamo? No, noi ne vendiamo delle volte. Sì, no, vabbè, speriamo a noi più a lungo possibile, però chi ne ha bisogno, cioè immediatamente... dove va? Deve andare a Vezzano, deve andare a Isernia, deve andare a Venafro, e cioè non è una spesa più grossa ancora che le strutture, cioè chi paga, che poi siamo sempre noi a pagare, che incontriamo per risolvere questo problema. Dunque io sinceramente, ecco, mi trovo in una condizione che non riesco a capire, non vedo uno spiraglio di luce per cui possiamo effettivamente risolvere questa faccenda, perché la faccenda, se viene Marrazzo e ci dice: guarda ragazzi miei, signori miei, qua le cose stanno così così, è inutile che fate tutte queste storie perché non se ne parla niente. A me è un'assunzione di responsabilità, è un'assunzione di onestà, uno non può condividere così, ma che non parla che nessuno, gli interlocutori stessi loro, presidente della provincia, i sindaci di tutti i comuni, non li ricevo, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè io sono avvilito, veramente sono mortificato da questo stato di cose. E sinceramente, guarda, voglio
dia una mezza parola a favore dei sindaci. Tu sai che io non sempre sono tenero, però ci sta un fatto, pure loro non è che ci possono fare granché, se questo è giustamente che vanno là col fucile. No, Franco, questo è vero quello che tu dici, però non dimentichiamo che Vincenzo Quadrini è stato amministratore a suo tempo della sì, vecchia A, e qualcosa che qualche responsabilità qua partono da lontano, no, Franco. No, per carità, vuoi che difendo io Vincenzo Quadrini, per carità, però il discorso è che se noi poi un giorno ci sediamo e facciamo una bella discussione sulle responsabilità di come stanno le cose, noi sappiamo benissimo. Io parlavo di questo momento contingente, in questo momento particolare, che praticamente è difficile per tutto, questo intendevi dire. Che poi certi personaggi, i posti che hanno ricoperto in passato, le loro storie in qualche maniera a Isola specialmente lo sanno pure le pietre, insomma, ma non è di questo che in questo momento no, mi sono sentito. Pure perché parte da me, in questo momento non si deve fare politica di partito, in questo momento si deve fare politica aggregativa, in modo tutti quanti insieme, se possiamo, io non so che posso fare, se qualcuno me lo dice domani mattina faccio tutto quello che mi si dice affinché risolviamo il problema. Più di questo sinceramente non è che uno può dire, pure perché non so che cosa fare. Vedi? Un inciso, forse sì. Non c'entra nulla, ma la città intercomunale poteva servire a qualcosa? Ecco, visto che poi tu sei sempre così bravo da mettere il dito nella piaga, la città intercomunale intanto era una città di 60.000 abitanti, e una città di 60.000 abitanti conta molto più di piccoli comuni separati, ognuno 3.000, 2.000, 7.000, così. Però la gente a suo tempo questo... Non la gente, perché la gente effettivamente ci dette pure una bella maggioranza. Però il responsabile dell'epoca, la Regione Lazio, che era di centrosinistra, guarda caso sta sempre in mezzo alla sinistra, non vollero questa aggregazione, dunque ne stiamo pagando le conseguenze. Io sono disposto a rimboccarmi le mani fino adesso per portare avanti il discorso d'aggregazione. E più di questo, cioè io sono d'accordo con te che una città intercomunale ovviamente più si è uniti, più si è grandi, più si conta e più si è forte. Questo non mi sto inventando niente, né io né tu, insomma, che siamo d'accordo sulla soluzione che l'Irinia poteva essere una cosa grande.